In provincia di Teramo procede a buon ritmo la campagna di vaccinazione sulle persone fragili. Ad Atri, presso il Palasport, sito all'interno del centro turistico integrato, sono iniziate le vaccinazioni delle persone rientranti nelle categorie fragili e quelli dall'anno 1942 all'anno 1944 che hanno provveduto a registrarsi sulla piattaforma regionale, inserendo il codice di esenzione per patologie unitamente agli ultraottantenni che si sono registrati sulla piattaforma regionale dopo la data del 27 febbraio 2021. È cominciata oggi per poi proseguire nelle giornate di mercoledì e concludersi poi giovedì prossimo. Le persone da vaccinare inserite in piattaforma sono quasi 1300 e quindi naturalmente costituisce un buon viatico verso la vaccinazione generale della popolazione, perché con questi, unitamente agli ottantenni e ai beneficiari di legge 104 articolo 3,3, superiamo il 20% della popolazione vaccinata nel comune di Atri. Sta arrivando al punto in cui inizieranno anche i medici curanti, lì poi sarà tutto più semplice perché ovviamente c'è il contatto diretto con il paziente, auspicando appunto che si arrivi alla vaccinazione globale, se i vaccini naturalmente arriveranno effettivamente dal governo, e quindi sicuramente adesso è il momento di cominciare a intravedere una luce oltre il tunnel. Questa sensazione insomma è diffusa e speriamo appunto che si realizzi nel più breve tempo possibile. Ci sono dei cittadini che l'hanno chiamata perché avevano paura di fare il vaccino? Oddio, in questa seconda occasione, a dire il vero, hanno chiesto di che tipo di vaccino si trattasse maggiormente. C'è da dire che nel momento in cui abbiamo fatto i caregiver in occasione delle 104 articolo 3,3 a cui spetta l'AstraZeneca, ad Atri nessuno ha rinunciato.